Buonasera Rossini TV, di nuovo insieme per un altro evento tutto dedicato al Natale. Oggi mi trovo a Fano, sono nella piazza principale, piazza 20 settembre, dietro di me ovviamente il maestoso albero al centro di questa piazza, illuminato per dare il via ufficiale a questo Natale 2021. Venite con me a scoprire che cosa succede a Fano in questi giorni per le feste di Natale. Accanto a me il presidente della Proloco Fano. Ricordiamo che ovviamente la Proloco poi è sempre la parte, diciamo, più organizzativa e operativa per questo Natale, il Natale più a Fano. Sì, noi siamo il braccio operativo del comune in un'organizzazione del Natale Più, che fa parte naturalmente di un progetto provinciale legato alla Proloco provinciale del Natale che non ti aspetti. È un Natale che è stato programmato già mesi fa e diciamo che per realizzarlo abbiamo avuto anche l'aiuto di numerose associazioni della città di Fano. Ecco, crediamo di aver realizzato un Natale importante, un Natale elegante nel rispetto del nostro meraviglioso centro storico, e quindi oltre alla pista del ghiaccio dove siamo qui oggi c'è naturalmente la piazza dove c'è il grande albero e la proiezione che avviene dalle 18 alle 24 ogni mezz'ora, quindi venite a vedere perché è una proiezione veramente molto suggestiva. Poi il nostro fiore all'occhiello, il Pincio, che anni fa è stato ristrutturato, ecco, noi lì ci abbiamo puntato molto e abbiamo realizzato il nostro mercatino, un mercatino di Natale in cui troverete Babbo Natale, troverete il presepe artistico realizzato dai maestri carristi, e dove quest'anno abbiamo voluto fare una cosa un po' particolare, il coinvolgere i maestri pasticceri della città di Fano. E ogni domenica troverete un cooking show dalle ore 18 dove i maestri pasticceri insieme ai bambini realizzeranno dei dolci che poi i bambini porteranno a casa. Ecco, oltre a questo naturalmente tutta l'illuminazione del centro storico, anche questa non è un'illuminazione precostituita ma è un'illuminazione studiata a tavolino e poi realizzata da dei professionisti. Ecco, un bel vedere, un bel inizio di Natale per la città di Fano. Quindi vi aspettiamo numerosi, venite a Fano. Massimo Seri, sindaco di Fano, buonasera sindaco. Mi ricordo che lei in un'intervista, tante di quelle che ha fatto in questo periodo, ha detto che proprio in questo momento c'è bisogno di stringersi, abbracciarsi e ricordare i luoghi del nostro territorio, della nostra terra. Sì, un abbracciarsi simbolico perché non lo possiamo fare, siamo ancora in piena pandemia e con l'inverno i numeri tendono a crescere, quindi bisogna essere attenti, prudenti e mantenere tutte le misure di sicurezza. Questo lo ricordiamo sempre. Però è anche simbolicamente il tornare a vivere la città, vivere le feste in un senso di normalità. Ecco, questo è quello che noi abbiamo cercato di fare, rifacendo vivere Fano in tutta la sua bellezza. Abbiamo la fortuna di aver ereditato un centro storico meraviglioso che ha del suo fascino così soltanto a guardarlo. Con l'atmosfera natalizia diventa ancora più accattivante e dà tante suggestioni. Quindi è una Fano che vuole nella sicurezza far vivere queste festività nella più possibile normalità che ci possa essere. E tante sono le iniziative, tanti sono i luoghi da poter vivere, e quindi penso, anzi invito tutti coloro che vogliono fare una passeggiata a venire e a trascorrere un pomeriggio nella nostra città, che non ne rimarrà sicuramente deluso. Quindi una città viva ancora di più in questo periodo per far riscoprire ovviamente i luoghi più cari di Fano. I protagonisti però di questo Natale sono davvero i bambini? Beh, i bambini sono sempre protagonisti, non è a caso, abbiamo deciso anche con la cerimonia di accensione dell'albero di dedicarle ai bambini, che sono stati in qualche modo quelli che hanno sofferto maggiormente anche i momenti più difficili del lockdown. I bambini vivono il Natale con quel senso di sogno, di magia e di gioia, e quindi il loro spirito contamina anche noi adulti e la città nel suo insieme. Quindi l'attenzione nei confronti dei bambini è tanta, tante iniziative che vanno in quella direzione. Insomma, è un Fano in queste festività
che in qualche modo parla a tutti, a cominciando dai più piccoli. Assessore Lucarelli, programma ricchissimo quello di quest'anno per il Natale più a Fano. Sì, programma molto ricco e anche sicuro, perché abbiamo concepito insomma questo programma per far sì che le persone possano girare nella nostra città ed incontrare nelle varie piazze una serie di attrazioni, anche per tutti i gusti, anche per tutte le età. Quindi ci troviamo adesso qui in Piazza Veduti, davanti allo storico Cinema Politeama, dove abbiamo una fantastica pista sul ghiaccio, 400 metri di pista, che è un divertimento come lo vediamo per tutti i ragazzi e bambini. E poco lontano al Pincio, uno spazio veramente suggestivo con un mercatino che quest'anno è caratterizzato dai maestri pasticceri. Ci sono tre delle più grandi pasticcerie della città che ogni domenica alle 18 fanno un momento di presentazione delle tipicità pasticcere. Non solo, lì c'è una delle caratteristiche più importanti del nostro Natale, che è il presepe dei maestri carristi, quindi un presepe fatto con la carta pesta ad altezza naturale che di anno in anno aumenta di tante figure. Poi in piazza 20 settembre abbiamo una piazza che l'abbiamo dedicata a delle attività che faremo con le associazioni locali, dove ogni mezz'ora sul Palazzo del Teatro della Fortuna, luogo della cultura per eccellenza, c'è una magica proiezione che fa vedere alcune delle più importanti bellezze artistiche della nostra città, alcuni luoghi, e poi una città piena, viva, illuminata, con l'albero del Signore Seri su Porta Giulia, quindi con tutta una serie di strutture, ecco, che danno così le suggestioni giuste per il periodo natalizio. Tutto questo ovviamente per essere vicini al comparto economico della nostra città, che ha bisogno di grande sostegno in questi particolari momenti, ma anche per venirci a visitare in questo periodo, visto che insomma i nostri luoghi propongono mostre di un certo tipo, insomma, una città che si vuole aprire a tutti. Che Natale è senza il presepe, che più di qualsiasi altro oggetto, simbolo, davvero rappresenta questa nostra festa cristiana. Io sono qui con Don Marco all'interno del presepe di San Marco, che mi anticipava essere davvero l'unico in Italia. Allora io chiedo di raccontarci la storia di questo presepe, chi l'ha realizzato e quanto tempo ci vuole per la realizzazione di un'opera del genere. La prima realizzazione è stata fatta nel 2001, quindi sono 21 anni che noi lavoriamo, ecco, in quest'opera che chiamiamo presepe perché la scena centrale, quella della Natività, indubbiamente la più grande, quella che ci sta alle spalle, ed è stata anche la prima scena che abbiamo realizzato. Poi di seguito, ecco, tutto ciò che precede, tutto ciò che segue è stato gradualmente aggiunto. Che cosa? La storia della salvezza, Cristo che viene al centro della storia, ma è preceduto da tutto, ecco, un'alleanza, da tutto un dialogo che Dio fa con il popolo, no? Il Vecchio Testamento. Certamente non abbiamo potuto realizzarlo per intero, perché il Vecchio Testamento è un libro grande, ma abbiamo messo le tappe più salienti di questa storia della salvezza, a cominciare dalla creazione del mondo, il peccato, Adamo ed Eva, i patriarchi, i profeti, l'annuncio del Salvatore. E poi, per quello che riguarda gli eventi legati alla nascita, dall'Annunciazione alla Madonna, ma anche dal sogno di San Giuseppe, secondo gli Evangeli abbiamo voluto, ecco, rappresentarli tutti, così come sono rappresentati tutti gli avvenimenti che riguardano, ecco, dalla nascita a Gesù adolescente fino a Gesù nel Tempio, quindi compresa la strage degli innocenti, la fuga in Egitto, no? Ecco. E poi abbiamo proseguito con altre scene, appunto, tratte dal Vangelo, anche lì facendo una cernita, certamente, alcune, ecco, la rappresentazione di alcune parabole, alcuni discorsi di Gesù in qualche maniera che vengono rappresentati plasticamente, e arrivati alla passione, morte e resurrezione del Signore, l'abbiamo realizzato anche qui nella completezza, perché è il centro della nostra fede, e quindi tutto quello che riguarda, ecco, i giorni appunto della passione, morte e resurrezione li abbiamo realizzati, se volete una, e anche cercando di attualizzarli un po', no? Se voi poi riprenderete la scena della resurrezione, è davvero è significativa, perché ecco, in quel sepolcro vuoto che in qualche maniera si apre, si accende la luce, sopra abbiamo realizzato che cosa? Abbiamo realizzato il campanile della nostra città, Cristo risorto in mezzo a noi, no? Ecco, quindi non è soltanto scenico questo presepe, ma è simbolico in qualche maniera, e ha
in noi che l'abbiamo realizzato in questi anni, proprio il desiderio di comunicare un messaggio, direi proprio di coinvolgere. Ci hanno aiutato certamente queste cantine meravigliose nelle quali proprio chi entra si sente immerso. In fondo il primo presepe lo fece San Francesco con questa intenzione, vorrei vedere con gli occhi del corpo le meraviglie dello spirito, quindi questo corpo che con gli occhi, ecco, con lo sguardo, con la mente, con i sentimenti, se volete anche con gli odori, i profumi, il rumore dell'acqua, sentite? Si immerge in questa realtà, ecco, dell'incarnazione di Cristo, che è appunto una condivisione piena con la nostra realtà da dove viviamo. Chi l'ha fatto? L'ha fatto un gruppo di persone appassionate, insieme con me, alcune nel tempo purtroppo ci hanno lasciato, ma hanno lasciato un segno grandissimo in questo presepe, altri si sono aggiunti. Una, diciamo così, una presenza qualificata, enorme, ecco, è stata quella del decoratore che mi ha accompagnato fin dall'inizio. Perché, ecco, non dobbiamo dimenticare che insieme alle scene plastiche qui ci sono 250 scene rappresentate in maniera pittorica. Quest'uomo che è un artista, Romagnoli Maurizio, ci ha lavorato per ben, se consideriamo i tempi, potremmo dire quasi 3 anni, mettendo insieme, ecco, ma lascia un'opera meravigliosa. Ecco, davvero una Bibbia, ecco, una Bibbia aperta, una Bibbia di immagini. Consorzio Quadra Holding, sponsor ufficiale del Natale Più a Fano. Allora chiedo, come mai la decisione ovviamente di partecipare come sponsor quest'anno al Natale Più a Fano? Sì, la decisione è nata dopo aver visto un annuncio televisivo della Proloco di Fano che appunto chiedeva un aiuto alla realizzazione del Natale Più. Dal momento che i clienti del consorzio Quadra Holding sono costituiti per la maggior parte da famiglie e cittadini del fanesi, ci è sembrato doveroso dare un contributo come un segno di gratitudine e riconoscimento per la fiducia che le persone di Fano hanno posto nei nostri confronti. Noi riteniamo inoltre che in questo periodo, insomma, che è anche un po' complicato, è importante collaborare ad iniziative che possano dare serenità e un po' di gioia alle famiglie fanesi. Da chi è composto il consorzio Quadra Holding e che cos'è nello specifico? Il consorzio Quadra Holding nasce appunto nell'ottobre del 2020 dall'intuizione di tecnici, consulenti e imprese tutti del settore edile. E che hanno visto la forte risposta dei cittadini nei confronti degli incentivi statali circa l'ecosisma bonus e di conseguenza hanno pensato di unirsi, di raggrupparsi appunto sotto forma di consorzio per poter dare un unico interlocutore a coloro che volevano appunto soddisfare i propri sogni nelle proprie abitazioni avendo questi contributi statali, realizzando diciamo così la ristrutturazione del loro patrimonio edile. Presidente BCC Fano, ricordiamo che BCC Fano è un altro importante sponsor di questo Natale Più a Fano. Beh, siamo una delle 13 BCC delle Marche che sono tutte quante impegnate, io ieri sera ero Ostra ugualmente, tutte le BCC hanno come riferimento il territorio, i soci, quindi il Natale sicuramente è un'occasione per essere vicini al proprio territorio, quindi anche se col problema della pandemia sembra tutto quanto rallentato, ma con tutte le attenzioni le banche di credito cooperativo sono presenti. Noi a Fano siamo la BCC più importante in termini di numeri, di soci, e quindi è chiaro che abbiamo un compito importante, e qui con la Proloco, ma con il Comune, con tutte quelle entità che ci sono nel territorio, noi le sosteniamo sempre, ma in modo particolare Natale. Con chi
Kids, evento bellissimo dedicato ai più piccoli che impareranno in questi giorni durante le feste a fare i biscotti da poter appendere all'albero, e ovviamente lo faranno con i nostri maestri pasticceri di Fano. Sì, questa è un'iniziativa che insieme alla Proloco abbiamo pensato di diciamo far partire, ideare, perché il Natale è un momento dedicato ai bambini, ovviamente, e meglio di farli divertire con le mani in pasta, come si suol dire, penso che non c'era un metodo, quindi abbiamo ipotizzato di fare dei biscotti, fargli imparare a fare dei biscotti per farli divertire un po', ecco, che poi questi biscotti, come dicevamo, possono usarli per essere appesi all'albero e decorare poi l'albero di Natale. Un'iniziativa bellissima, vogliamo ricordare le prossime date? Allora, ci saranno le prossime due domeniche, domenica prossima ci sarò io a fare biscotti con i bambini e domenica 19 ci sarà Matteo Cavazzoni. Ed è proprio vero, è Natale più a Fano, io ovviamente vi invito a visitare questa città e a farlo in questo periodo dell'anno e a partecipare a un programma ricchissimo davvero di eventi sia per i più piccoli ma anche per i più grandi. Ovviamente ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questo Natale più a Fano, Natale 2021 che si sta avvicinando, quindi ringraziamo tutti gli sponsor, il comune, l'amministrazione comunale di Fano con il suo sindaco Massimo Seri, ovviamente anche la Proloco di Fano. Un grande abbraccio come sempre da Roberta e da Rossini TV, alla prossima!